Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo undicesimo episodico. Ho fatto il trasloco come promesso. Voilà, ho diviso tutte le chest. E qua gli oggetti preziosi, oggetti strani. Bene. Ah, è notte, orca logia. Mi conviene spaccare il letto e andarmene a dormire. Oh porca trout. Oh porca trout, quanta gente. Oh mamma. No, piove. Ok. Dai, dai. Uccidiamo questo, ragazzi, mi conviene dormire. Ok, dormiamo. Madonna, Madonna, un creeper. Madonna, l'ho visto arrivare, ragazzi. Però ci siamo riusciti a dormire. Bene. Dai, crepa. Olè. Voilà. Bene, io direi di spaccare il letto e portarcelo dentro. Poi bisogna rompere tutte queste ceste e questa roba qui. Allora, vediamo un po' come si è messi. La roba che avevo messo a cuocere è perfetto. Entriamo dentro. Voilà. Il letto, per il momento lo metterei qui. Per il momento, ragazzi, non è una cosa definitiva. Poi facciamo un paio di porte. Abbiamo del legno, dovremmo farcela. Facciamo così. Voilà. Uno. Allora, una porta, due porte e due per surprey. Yeah. Allora, mettiamo le porte qui e le per surprey all'interno, come al solito. Voilà. Almeno possiamo dormire tranquilli. Ok, allora, mettiamo qui. Scusatemi. E dai, la gommola. Andiamo a scaricare la roba che non mi serve. E via, 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 anche questi non ci stanno, li mettiamo qui. Poi le polveri le abbiamo tutte qua. Perfetto, ci siamo. Allora, porta il gun e questo qua lo mettiamo qua. It's the perfect. It's the perfect. Allora, ragazzi, visto che abbiamo la Greg Tech che ci potenzia i crafting e i materiali sono pochi, ci conviene andare a risparmio. Allora, io ho pensato di vedere un po' come si craftavano quella roba lì. Scusate, pulverizer. Oggi è anche il compleanno di mia figlia, per cui vado un po' di frettola. Allora, vediamo un po' il pulverizer, perché ci serve un qualcosa che ci raddoppi i materiali. Si crafta sempre in questo modo, per cui con il copper, pistone, perfetto, bla bla bla, ci manca l'oro. Ci manca l'oro, ma che possiamo fare? Come si fa l'oro? Come si fa l'oro? Scherzavo. Ci serve comunque sia il stone. Ah, ma l'oro io l'avevo trovato. L'oro io l'avevo trovato. Ce l'abbiamo l'oro, ce l'abbiamo l'oro. Andiamolo a cuocere. Andiamo a cuocere subito l'oro. Tankete. Allora, facciamo una cosa molto importante. Togliamo tutte queste ceste che mi sembra più un accampamento. Mentre cuoce il nostro bell'oro. Oggi mia figlia fa un anno. Allora, oro. Vediamo come si crafta quel coso lì. Stone. Stone. Non mi ricordo com'è. Non mi ricordo com'è, ma lo troveremo subito. Eccolo qua. Allora, oro, 4 ferri e 4 stone. Perfetto. Torniamo dentro. Dovremmo avere 4 ferri, sperando in bene. Oh, bella lì. Allora, 4 ferri. Messi così. Oro. E 4 stone. Voilà. Abbiamo l'interstone, per fare quello rosso ci servono 8 di quelli rossi, che noi logicamente, sfiga volendo, non ne abbiamo. Vediamo un po' quanti ne abbiamo noi. 18, orca logia, di qua ne abbiamo altri. Wow, me ne servono 8. Ok, allora possiamo già fare la prima pietra della voilà, e voilà, perfect. Perché ho fatto ciò, ragazzi? Perché è una cosa fighettola. Facciamo che prendiamo un po' di legna, giusto? Noi con questo e la legna facciamo dell'ossidiana. Pampete, ne facciamo un po'. Voilà, ne facciamo 16. 16 pezzi di ossidiana. Questo con l'ossidiana. Vediamo un po', andiamo lì. Ora, questo qua con 4 pezzi di ossidiana facciamo il ferro, vedete? Per cui noi facciamo del ferro.
Voilà, me ne vengono 4, logicamente, con 8 pezzi di ferro facciamo dell'oro, che per il momento noi abbiamo, era giusto farvi vedere come fare l'oro senza averlo. Perfetto, abbiamo l'oro per cui possiamo fare il pulverizer, però il pulverizer, se vi ricordate, va con gli engine. Vediamo un po' il crafting degli engine prima, se è possibile. Engine con questi qua, credo, mi sembra. Però me ne servono 4, 8. Mi servono allora 8, 9, 10, 11 di questi qua. Dovremmo farcela perché in teoria se io faccio così me ne vengono 18. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Andiamo qui e facciamo così. Allora, ci servono gli stone gear. Stone gear e li facciamo subito. Mi serve della legna. Legna, 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 legna. Prendiamo questa qua, va bene. Voilà. Ok, allora facciamo questi qui. Questo che cos'era? Ah, la cesta, ok. Me ne vengono un po'. Me ne servono due. Abbiamo detto. Voilà, li facciamo diventare di pietra. E abbiamo fatto gli stone gear. Poi ci servivano 4 pepite per poter farli d'oro. Voilà. E abbiamo questi due. Primo passo fatto. Poi ci serve un pistone, per cui mi serve un pezzo di ferro della redstone. E cos'era? Porca logia, non mi ricordo più com'è il pistone. Ah, ok, cobblestone e sto e legna. Voilà. E dai, perché mi fa in questo modo? Ok, abbiamo anche il pistone, ci manca solamente un vetro e tre ferri. E scusatemi, tre pezzi di quell'oro lì, voilà, voilà, e voilà, abbiamo fatto questo engine. Questo engine, sapete già cosa serve, comunque sia, ve lo faccio vedere dopo. Va a carbone. Ok, abbiamo uno di questi. Ora possiamo fare veramente il pulverizer. Pulverizer, che è un po' più complicato, e iniziamo subito col fare un altro pistone. Per cui magari andiamo qui. Allora, questo ferro, abbiamo detto legna. No, la legna andava sopra, pirletta, legna e cobblestone. Voilà, quasi quasi ragazzi, io farei una bella cosa, guardate. Così abbiamo già la plank, o come cavolo si chiama, del pistone. Voilà. Allora, abbiamo un pistone, poi abbiamo questo qua che si fa con un oro e due redstone. Ci manca l'oro, nessun problem, noi abbiamo un bel po' di legna, tanto poi l'andiamo a rifare. Ricordiamo che con la legna facciamo l'ossidiana, ce ne vengono 32, e con l'ossidiana facciamo il ferro, con il ferro facciamo l'oro. Allora, 4 pezzi di ossidiana, facciamo, cos'è? Obsidian tile, facciamo il ferro, ce ne vengono 12, e con 8 pezzi di ferro facciamo un oro. Voilà, abbiamo l'oro, per cui oro, redstone, glielo facciamo insegnare. Glielo insegniamo, scusatemi, e lo mettiamo qua. Pampete, abbiamo questi due. Ora ci serviranno due flint e il machine frame. Il machine frame come si fa? Con un altro oro, quattro ferri e bla bla bla. Porca logia, sto consumando tutta. E poi sono pirla perché abbiamo l'oro, vabbè. Sto consumando tutta la legna, non fa niente. Poi andiamo a rifare. Allora, facciamo così e così, così ce ne vengono un po' di più. No, lo lasciate di là, porca logia. Allora, vi hanno detto così e così. Voilà. Un bel 64 di ossidiana. E facciamo un bel 16 pezzi di ferro. Ce ne vengono 2 di ori allora a questo punto. Tankete, 2 ori. Perfetto. Abbiamo detto, per fare questo, no, scusatemi, per fare questo, ci serve un oro, 4 ferri e 4 vetri. Un oro, 4 ferri e 4 vetri. Io quasi quasi farei anche la pianta di questo qui. Voilà. Ok. Abbiamo questo. Ora ci mancano due flint e il pistone lo abbiamo già. Perfect. It's the perfect. It's the perfect. La flint dovremmo averla, se no la craftiamo. Anche con lei è craftabile. Abbiamo già la flint. Ottimo. Ottimo. Un bel passo avanti, direi. Allora, flint, questo qui, il pistone in alto. Questo qua,
E due. Oh, porca loggia. Ah, e due copper. Non abbiamo il copper. Ragazzi, ho paura che non abbiamo. Cioè, due copper giusti giusti. No, non ci credo. Non ci credo. Non abbiamo copper. Voilà, abbiamo fatto il pulverizer. Pulverizer. Ragazzi, io qua sinceramente vorrei fare una stanza a parte di là. Però per il momento lo metterei qui. Solo per il momento. Allora, facciamo così. Vediamo un po' quanto costa la wrench. Wrench. Abbiamo tre tipi di wrench. Anzi, addirittura 4, 5. Vediamo questa qui. Qual è quella che gira? La wrench o il cacciavite? Mi sembra il cacciavite, ragazzi. Non vorrei dire una cacchetta. Non vorrei dire una cacchetta, ma mi sembra il cacciavite. Allora, facciamo così. Cuociamo un ferro. Veloce, veloce. Se non mi sbaglio è il cacciavite quello che. Ragazzi, non mi ricordo più cosa gira i macchinari, porca loggia. Perché ogni tanto vado in tilt? Allora, facciamo un cacciavite. Voilà. E andiamo a vedere. Non è il cacciavite, perfetto. Comunque sia, abbiamo fatto un cacciavite. Allora è la wrench. Proviamo a fare la prototipo. Servono due diamanti, un oro e no. Questa qua è quella per i tubi. Ma porca di quella loggia, questa è quella che toglie. Ragazzi, come si fa la wrench? Come. Vabbè, fa niente. Poi la facciamo. Non abbiamo copper comunque sia. Allora, direi di. Oh! Oh! Ma non ci credo, neanche funziona così. Ma porca loggia. Allora, direi di mettere un blocco proprio là, ma sì, anche là, e fare così, pampete, e si gira. Nessun problema. Ora mi sono rotto le scatole, facciamo così, facciamo prima, pampete. Ah, ci piazzichiamo dentro del carbone. Voilà. E una volta preso del carbone, ci servirebbe una leva che facciamo subito subito. Una leva. E mi serve anche. Facciamo dei tubi, dei tubi, dei tubi, dei tubi. Come fare i tubi, come fare i tubi, come fare i tubi. Li facciamo magari di stone. Ne facciamo un po', che poi dovremmo averli nella chest. Credo, giusto per non consumare materiali. Dovremmo avere. Vaffanculo. Ok, li abbiamo. Li abbiamo. Voilà. Li facciamo diventare conduttivi per la corrente. Per cui ne prendiamo giusto 4. E li facciamo. Ok, quelli di stone non vanno. Perfetto. Prendiamo quelli di cobblestone. Vediamo un po'. Ah, questi sono di cobblestone, pirletta. Niente, ragazzi, mi sto leggermente rincoglionendo. Mi servono quelli di stone. Di stone li facciamo subito. Voilà, li facciamo diventare con la redstone. Perfetto. It's the perfect. E vediamo un po' se vanno. Allora, facciamo una prova, ci mettiamo il nostro coso qui, perfetto, e poi dovremmo dargli corrente. La leva. Ok, vedete che funziona. Ora creerà, come si dice, si scalderà con i gradi, una volta che raggiunge un tot di gradi, mi sembra 100 gradi, adesso non vorrei errare, inizierà a fare del vapore, e questo vapore si trasformerà in corrente. Vediamo un po'. Vedete qua ancora corrente, non ne arriva. Dovrà partire il nostro engine. Dai, 134 gradi, ancora nada calore. Che pirla, ci va l'acqua, ragazzi, ci va l'acqua. Sono un coglione, ci va l'acqua. Porca loggia, devo mangiare. Ci va l'acqua, perché non ci ho pensato prima? Allora, non ho il secchio? Ma scusatemi, una volta avevo il secchio. Dai, una volta avevo un secchio. Allora, con la tin potrei riuscire a fare un secchio. Vediamo un po'. No, con la tin non si fa più il secchio. Scusatemi, eh. Il secchio è book, giusto? Ok, vediamo un po' come si fa il secchio. Con il ferro. E. Solo col ferro. Bene. Ottimo, direi. Wow,
Una volta si poteva fare anche con la tin. Porca logia! Vendiamo un oro subito, subito, ragazzi. Mi serve per forza. Mi serve per foggia. Allora, facciamo due secchi. Andiamo a prendere dell'acqua. È anche notte, porca trota. Ok, prendiamo dell'acqua. Voilà. Siamo già a casa. La mettiamo un attimo qui, ragazzi. Questa è una cosa provvisoria, tranquilli. It's the tranquil. Facciamo una fonte infinita d'acqua. Voilà. Ok. No, qui, pirletta. Guardate quanto sono coglione. Guardate quanto sono coglione. Guardate quanto sono coglione. Perché era troppo caldo il tubo e non bisognava mettere l'acqua in quel modo. Pirla, pirla, pirla. It's the fail. Fail, fail, fail. Dove lo zainetto qua? Mettiamo via un po' di roba. Via il cacciavite che non mi serve. Via questo qua che non mi serve. E via questa spada che per il momento non mi serve. Allora, ricapitoliamo. Ricapitoliamo. Ci rimettiamo questo qua. Meno male che non è esploso. Meno male che non l'abbiamo perso. Perché l'ho messo lì? Voilà. Poi, forse me ne serve uno di legno. Adesso non vorrei dire una cacchietta, ragazzi, eh. Abbiamo quei pipe, poi pipe, non abbiamo più. Li abbiamo usati tutti? Eh sì che li ho fatti tutti, porca logia. Allora, ne facciamo uno di legno. Ragazzi, ma sarò coglione, ma perché sto esaurendo? Perché sto esaurendo? Vado in tilt per così poco, uè, oggi. Allora, così e così, facciamo così. Perfect. Mettiamo quello di legno e poi gli altri. Ok, ora proviamo a vedere. Rimettiamo il carbone. Rimettiamo la leva. Voilà. Mettiamo subito l'acqua. Mi è scoppiato il secchio. Ah no. Allora. Acqua. Acqua. Bisogna tenerlo sotto controllo. Poi faremo l'acqua automatizzata. Ma tanto qua. È giusto per adesso. Ok, abbiamo l'acqua. Stanno salendo i gradi e vediamo quando inizierà a fare il nostro vapore. Ok, eccolo qui. Eccolo qui il nostro vapore. È partito l'engine. È perché mancava il tubo di legno allora. E ora sta portando corrente esattamente al nostro pulverizer. Giustamente uno è poco, però per noi per il momento va benissimo. Il pulverizer è ciò che ci moltiplica le polveri, per cui se io metto 12 cubi di ferro, scusatemi, me ne fa 24. Sono cose basiche che ormai tutti conoscete. Ok, la corrente la sta creando, bla bla bla. Direi che è perfettamente perfect. Bene, abbiamo fatto il nostro primo impiantino, giusto così alla povera. Qua ancora non sta cominciando, ma comincerà. Ok, ha cominciato. Vi dico che da Luke è tutto. Ciao a tutti.